Facciamo adesso un'operazione molto più semplice, proveremo sempre grazie ad Audacity, questo è il risultato di prima, non c'entra, ad unire le due canzoni, cioè in un terzo brano risultante io voglio ottenere un file MP3 che dopo aver suonato la canzone di Zucchero suoni anche quella di Vasco e quindi in un unico file, unire due canzoni in un solo file. Intanto apro Audacity. Chiudo sempre la guida, vado su File, apri e vado a pescare il primo dei due, quindi Zucchero, apri. Il file si apre. La solita onda sonora, probabilmente saremmo costretti a zoomare indietro se volessimo cercare dei dettagli, ma in questo caso vogliamo la canzone intera, quindi ci sta bene che si veda tutta senza fare il meno o il più. Quindi adesso da File apri, apro l'altro brano che è quello di Vasco. Eccolo qui, Vasco Rossi, apri. E come si nota, appunto, ho due finestre aperte con le due canzoni. Supponiamo di voler usare prima Zucchero e poi Vasco, quindi io devo prendere la seconda delle due canzoni, dunque questa di Vasco, evidenziarla tutta, quindi non soltanto alcuni secondi come ho fatto nel tutorial precedente, ma tutto, copiarlo, modifica, copia. A questo punto questo lo posso ridurre ad icona e mi vado a piazzare alla fine, con precisione, alla fine del brano di Zucchero. Magari posso anche mettermi un po' più avanti per lasciare qualche secondo di silenzio, va bene? Quindi addirittura un po' oltre la fine. E qui faccio modifica, incolla. Come vedete, lasciando una buona parte di silenzio, che ho fatto ora casualmente, magari potevo andare a contare i secondi, parte poi l'altra canzone. Vediamo giusto per curiosità, zoomando in avanti, quanti secondi di silenzio ho lasciato, ripeto, l'ho fatto senza criterio. Ecco, ho lasciato quasi 6 secondi di silenzio tra un brano e l'altro, cliccando un po' oltre la fine della canzone precedente. A questo punto devo fare il solito file esporta. Vado a mettermi sempre sul desktop, file MP3 in questo caso è già selezionato, altrimenti lo selezionerei da questo elenco a discesa. Cambio questo e lo chiamo Unione Zucchero più Vasco. Facciamo così. Clicco salva, do sempre l'ok. Finisce qui la procedura di esportazione che è un po' più lunga perché non sono più soltanto 30 secondi. Ed ecco che è terminato. Quindi a questo punto non dobbiamo fare altro che chiudere questa finestra, rispondere no, e sempre sul desktop ecco il nostro file risultante dall'unione. Lo apriamo con un doppio clic in maniera che si apra nel Windows Media Player. Comincia a suonare. C'è prima la canzone di Zucchero. Vediamo più o meno a metà. Ecco qua. Qui finisce Zucchero e poi inizierà Vasco. Ecco, questa era la fine, ci sono i 6 secondi di silenzio e poi dovrebbe partire il nostro Vasco. Eccolo qua. E quindi in un'unica canzone c'è tutto. Perfetto.